E benvenuti agli amici di Radio Orvieto Web, tutto pronto per una nuova puntata, la 13ª di Arrivano gli Sfrassolati. E quindi ragazzi, si va a incominciare. Prima però devo fare una, come dire, una piccola comunicazione di servizio. Forse vi sarete accorti se magari negli ultimi giorni avete provato a visualizzare qualche nostra puntata nella piattaforma YouTube, che praticamente tutte le nostre puntate negli ultimi anni che avevamo caricato su YouTube sono scomparse. Questo perché? Perché negli ultimi giorni credo che qualcuno mi abbia hackerato il mio account, e quindi tutto quello che potevo fare con il mio account, appunto montare video su YouTube, sia legati a questa trasmissione o ad altri aspetti della mia vita, e sia anche i blog, ecco, che portavo avanti per Radio Orvieto Web, peraltro, insomma, non riesco più a entrarci. I video su YouTube sono proprio stati cancellati, i blog ci sono ancora, erano scomparsi per un giorno, poi sono ricomparsi. Però non posso, come dire, modificarle, non posso portarle avanti, quindi adesso cercheremo, nella speranza di risolvere presto il problema, di comunque utilizzare, abbiamo il sito anche di Radio Orvieto Web per mettere online le nostre puntate, e speriamo poi di poter tutto quello che finora era sulla piattaforma YouTube di riuscire a recuperarlo e a renderlo di nuovo disponibile. Comunque, detto questo, cari amici, benvenuti a questa 13ª puntata. Apriamo come? Beh, apriamo con uno degli autori e dei cantanti storici che amiamo, sapete, dal profondo del cuore. Prendiamo Sergio Endrigo, ma lo prendiamo in una fase, diciamo, sicuramente non sotto la luce dei riflettori ormai, quella degli anni 80. C'è un disco, si intitola E allora balliamo, dell'86. Siamo già, dicevamo, un po' nella fase finale, forse proprio l'ultimo nella quale poter ascoltare ancora appieno la sua bella voce, perché poi da lì in poi comincerà ad avere appunto quei noti problemi di udito che poi lo porteranno veramente a faticare moltissimo nell'intonazione negli ultimissimi anni. Questo disco, E allora balliamo, 86, lo avevo sempre un po' pensato con un po' di diffidenza, un po' per la triste canzone italiana, titolo, che portò a Sanremo quell'anno, ce la portò abbastanza inutilmente, un pezzo brutto arrangiato in maniera ancora più brutta, un po' anche per la triste foto di copertina di questo album, davvero dimessa, insomma, quindi appunto perché amavo e amo Endrigo, me ne ero un po' tenuto alla distanza. Poi, riascoltandolo, facendo un po' forza su di me, invece, ragazzi, è come Spinaceto di Nanni Moretti, pensavo peggio. Ci sono ancora pennellate di classe in questo disco, qualche suono chiaramente un po' risente dell'epoca, della brutta epoca che erano gli anni 80, però, per esempio, ecco, tra le pennellate di classe che dicevamo c'è questa Pesci Rossi. E quindi incominciamo quest'oggi con Sergio Endrigo. In fondo al mare a riconoscersi tra loro tutti neri nell'oscurità, e le cicogne che portavano i bambini a volare tanto in alto su nel cielo e poi tornare giù, e noi che siamo qui non ci vediamo mai, e noi che siamo qui non ci troviamo mai, chissà perché noi non voliamo. Cosa diranno gli astronauti al primo uomo che vedranno sui pianeti e sulle stelle? Che diranno mai i prigionieri che ritornano alle case? Che diranno ai cari amici che li aspettano con nostalgia? E noi che siamo qui non ci parliamo mai, non ci diciamo mai nemmeno come stai, chissà perché noi non parliamo mai. Thank you.
usciranno in una notte e poi li butteranno via. E noi che siamo qui, noi non partiamo mai. E noi che siamo qui, non ci lasciamo mai. Chissà perché non ci perdiamo mai. Cosa faranno i contadini chiusi in casa con la neve ad aspettare che ritorni primavera? Ed i vampiri nelle notti senza luna, senza un cane per la strada che gli dia il segnale. E noi che siamo qui non aspettiamo mai. E noi che siamo qui noi non andiamo mai. Insieme noi non usciamo mai. Faranno i pesci rossi in fondo al mare a riconoscersi tra loro tutti neri, neri, neri nell'oscurità. E la voce morbida e sinuosa di Malika Ayane ci introduce alla nostra storica rubrica Cover the Rainbow. Forse ricorderete, se magari avete recuperato qualche nostra vecchissima puntata, che insomma anni fa, quando eravamo giovani, avevamo l'usanza un po' di finire la stagione con una puntata speciale di Cover the Rainbow dedicata alle mille liaison tra Italia e Brasile, insomma. Ed è certo che questi due paesi a diversi livelli, insomma, hanno avuto molti molti contatti, e quindi anche parlando di canzoni. Ora, tra gli autori che sono veramente autori di grandissimo successo e anche di grande stima e culto in Brasile, ma che in Italia sono arrivati poco, c'è probabilmente Ivan Lins. Io ne sentii parlare la prima volta quando veramente non so quanti anni fa Ivano Fossati sparse la voce che stava preparando proprio un album insieme a Ivan Lins. Poi non se ne fece nulla, insomma, credo che solamente pochissime cose poi sono rimaste e sono state pubblicate in seguito, però insomma da lì in poi questo nome è tornato, anche magari nei lavori di Ornella Vanoni, eccetera. Ebbene, perché parliamo di Ivan Lins? Perché nel 2013 gli Inventario, ma che potrebbe anche essere letto come inventario, insomma, dedicarono un intero album proprio a appunto Ivan Lins. Ecco, Inventario incontra Ivan Lins. Inventario è un ensemble, fecero un paio di album appunto in cui c'erano tutti proprio questi cortocircuiti tra Italia e Brasile. Erano coinvolti artisti italiani come Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli, Federico Pascucci, ma poi c'erano anche ospiti, c'erano Samuele Bersani in un brano, Tosca in un altro, Chiara Civello in un altro ancora, Petra Magoni, insomma, eccetera eccetera. Però c'erano anche musicisti brasiliani, in questo c'era proprio anche lo stesso Ivan Lins. Ebbene, appunto, tra i brani che furono ripresi, tradotti in italiano, cantati in italiano, c'era anche appunto Sou Eu, che in italiano è diventata Con Me. Già il pezzo è bello di per sé, già è bella la versione degli Inventario, ma a impreziosire il tutto c'è anche la voce del grande Sico Buarque de Holanda, e per cui non potevamo certo lasciarci fuggire questo brano. Why can't I? E come tradizione, ovviamente, ascoltiamo un pezzettino della canzone originale. La mia mano, il coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, com outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem ela arrasta a asa,
quem vai lhe apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem dá o baralho sou eu, quem manda no samba sou eu. Suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho, pra aquele ela quebra um galho, com outra ela quase cai na gandaia. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, quem ela arrasta a asa? Quem vai lhe apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu.
Ebbene ragazzi, siamo arrivati al disco della settimana o della bisettimana, visto che la nostra cadenza è più o meno appunto quindicinale, e vi avevamo chiaramente detto che avremmo ascoltato con attenzione, al di là dei primi assaggi, il nuovo album di Vinicio Capossela, 13 canzoni urgenti, uscito il 21 aprile, quindi scusate, appunto un paio di settimane fa. Ebbene, insomma, in queste due settimane ci siamo presi il tempo per tornarci sopra, di là delle prime impressioni, dei primissimi ascolti. Credo che nella puntata, quella poco prima del 25 aprile, passammo giustamente appunto la bellissima canzone insieme a Mara Redeghieri, appunto Staffette in bicicletta, e poi insomma abbiamo anche cercato un po' di andare al dentro di questo album, che è un album appunto bello corposo e anche intenso. Insomma, se avete un po' seguito appunto le presentazioni, appunto quello che è uscito anche sulla stampa, sono canzoni fortemente radicati in questo presente, canzoni diciamo con un afflato politico, civile, umano molto molto forte. Tra l'altro appunto l'urgenza della pubblicazione è anche legata al fatto che sono canzoni, dice Capossela, scritte veramente più o meno nell'ultimo anno, e quindi molto molto legate, insomma, volontariamente proprio alla attualità. E la sfida è quello di fare in maniera che canzoni così, diciamo instant song, potremmo definirla, insomma ampliando un po' il significato del termine, ecco, poi la sfida è farle sopravvivere, fare in maniera che poi possono, al di là di quello che ci dicono ora sull'oggi, anche essere ascoltate un domani e avere comunque qualcosa da dire. Ebbene, signori, io credo che, sapete, negli ultimi tempi con i dischi usciti, negli ultimi anni, da quando c'è questa trasmissione, siamo stati non sempre tenerissimi con Vinicio Capossela, un po' rimproverandogli la tendenza un po' a uscire troppo dalla forma canzone, al radiodramma, all'opera a tema, al podcast, librario più ancora che la canzone, visto che noi insomma amiamo questo, ancora questa forma di espressione artistica con tutte le infinite possibilità che ancora crediamo possa dare agli artisti. Bene, devo dire che questa volta il disco ci ha convinto, ragazzi. Sì, ci ha convinto, anzi personalmente insomma credo che sia il miglior album di Capossela, forse diciamo dal 2006, dall'epoca, insomma sì, più o meno da Ovunque Proteggi, insomma, e non è poco. Devo anche ammettere che all'inizio ero un po' prevenuto, un po' appunto dicevamo per i precedenti album, molto concettuali, concettuosi, un po' perché i primi due brani insomma che sono usciti come singoli, che ho ascoltato, credo il primo anche Live a Propaganda, insomma mi erano sembrati, ecco, canzoni sì civilmente impegnati, intense, commoventi, ma insomma musicalmente un po' povere, testualmente un po' verbosi come a volte il Capossela. Invece riprendendoli nel tutto, ascoltando soprattutto poi la veste sonora e degli altri brani, beh insomma, ecco, devo dire è un lavoro che assolutamente mi ha convinto, sorprendentemente, vi ripeto, visto un po' il mio approccio non del tutto positivo. E quindi queste 13 canzoni urgenti, insomma, vi invitiamo ad ascoltarle, a recuperarle. Credo anche che nel titolo, ma questo forse è una mia impressione perché poi non l'ho visto citato da nessuna parte, ci sia anche un po' il riferimento a un disco storico di Sergio Liberovici, le 13 canzoni di Sergio Liberovici. E insomma, visto che poi il disco, insomma, nel disco c'è molto riferimento anche un po' a quel tipo di impostazione che avevano i cantacronica, no? Usare la canzone come
ecco, commento critico dell'attualità, del reale, con veramente una forte posizione politica e civile, beh, insomma, forse queste 13 canzoni di Sergio Liberovici hanno anche dato il via a queste 13 canzoni urgenti, insomma, un numero che potrebbe non essere così casuale. Però io direi di incominciare, anzi continuare, visto che un brano già lo abbiamo passato la scorsa puntata, continuare a attraversare questo album così, così denso e così pieno di cose, di parole, di canzoni, anche di voci di ospiti. Per esempio, dicevamo prima, Mara Redeghieri, ospite in Staffetti in Bicicletta, un'altra bellissima voce femminile, qui forse ai suoi massimi, che è Margherita Vicario, canta con Capossela La cattiva educazione. Qui è il tema forte trattato, è quello sulla violenza alle donne, sulle donne, e quindi una canzone che però, come dire, cerca un po' anche di andare oltre e dentro, e quindi, insomma, vi ripeto, qui parola per parola andrebbe ascoltata, ma anche qui c'è una grande musica, una grande interpretazione. E quindi, dai, cominciamo. La cattiva educazione, Vinicio Capossela con Margherita Vicario. Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa. Inseguita, controllata, minacciata nel tossico vestito dell'amore. Una camicia di veleno, quel vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore. Il pentimento e poi le scuse, il farò meglio. Sono le maschere che hanno armato il coltello. Sono stati i padri, è stato il sacrificio. Sono stati i rifiuti a cui non si è educati. È stata la cattiva educazione che non ha mai insegnato l'emozione. È stato il falso romanticismo che non si romanzi più l'orrore e il disonore. Non c'è niente, niente da salvare. Chi ha ucciso e questo è criminale. E l'abbandono, dico, nella gelosia, come se in fondo fosse un poco colpa mia. E un'altra volta è lui a prendere la scena, è ancora lui ad invocare pena. Coi chiodi del possesso alza la voce, la passione che ti porta in croce. Nel silenzio delle porte poi ti uccide, con tutto quello che al mondo non si dice. Sono state le porte date a mia madre, sono stati i soldi in una mano solo. È stato il domicilio, è stato per mio figlio. Sono stati i secoli di fischi al gatto, è stato il corpo esposto e nascosto. Sono stati i secoli di educazione, di prigione del corpo offeso dall'amore. Questa mattina non mi sono svegliata, il carnefice ce l'avevo in casa. Non è stata la sfortuna, è stata la maledizione che procede di generazione in generazione. Tina, non mi son svegliata.
insomma è grande la capacità di Capossela di raccontare e di entrare dentro anche storie così dure come questa. Il disco è musicalmente molto molto ricco, c'è veramente un'orgia di strumenti, di musicisti che arricchiscono moltissimo la tavolozza un po' classica di Vinicio Capossela, e insomma ci sono, dicevamo, anche degli ospiti che vengono a dare una mano, insomma qualcuno anche dai gloriosi anni 90, dicevamo Mara Redeghieri. Sul prossimo brano che ascolteremo c'è Bunna e Sir Oliver Scardi e Raiz, che erano praticamente la sacra trimurti della musica in levare nelle sue diverse declinazioni degli appunto anni 90, gli Africa Unite, gli Alma Megretta e appunto il gruppo veneziano di Bunna, che adesso mi sfugge, Pittura Fresca, scusatemi, ecco, ci sono arrivato, in zona Cesarini ci sono arrivato, ma al di là poi degli ospiti in voce ci sono chiaramente anche altri collaboratori, Takeda Guaro, la fase di importante fase di missaggio, e è un disco nel quale anche attraverso la l'uso un po' di una elettronica umana, se mi passate questo ossimero, insomma Capossela un po' come dire, cerca di, a maggior ragione appunto che i contenuti sono così forti, cerca di farli arrivare insomma anche magari a un pubblico che forse normalmente non era quello abitualmente avvezzo ai dischi e alle canzoni di Vinicio Capossela, o almeno di degli ultimi Vinici Capossela che appunto abbiamo ascoltato. E quindi ecco che è un album nel quale possiamo passare appunto dal reggae, dal dub, alle ballate, al valzer, al jive, a cha cha cha, a reminiscenze appunto rinascimentali, che appunto è un ambito che Capossela negli ultimi tempi ha frequentato molto, insomma, e tutto, il tutto però sempre legato a questo sguardo così partecipe, lucido e impietoso insieme su quelli che sono un po' i mali, ecco, della contemporaneità sostanzialmente. Ma andiamo ad ascoltare un altro brano, perché immagino che delle mie parole probabilmente non saprete granché che farne, insomma non vi do torto, cari amici all'ascolto. Ebbene, la seconda canzone che abbiamo scelto oggi è appunto Sul Divano Occidentale, quella che vede la presenza di Bunna, Sir Oliver Scardi e Raiz. Insomma, ascoltatelo, perché quando dicevamo, no, tentativi un pochettino di ampliare una tavolozza anche attraverso ritmiche e suoni un pochetto più contemporanei, beh, questo potrebbe essere uno degli esempi. E, insomma, è anche un brano che insomma ci inchioda la nostra cattiva coscienza. Possiamo anche non essere del tutto d'accordo su alcune affermazioni, insomma, su alcune visioni, su un modo di rapportarsi anche per esempio alla guerra in Ucraina, però insomma questo è ovviamente un nostro magari pensiero. Insomma, quello che adesso importa però è ascoltare come poi lo ha reso il suo l'ha reso canzone Vinicio Capossela, Sul Divano Occidentale. Sul divano,
denti dalla notte, va a morire con il sole. L'Occidente va alla morte, va a morire con il sonno. Europa, 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 dove sei? Perché morire con il giorno? Se strida Oriente e l'Occidente, perché finire nel vapore? Non c'è più noi, non c'è bandiera che non sia il pezzo di sedere occupato e riscaldato sul divano occidentale. Tra le collaborazioni, di là poi di chi ha prestato la voce in qualche duetto, anzi in qualche quartetto come in questo caso, però insomma sono da citare anche quelli che hanno messo mano alla produzione, perché insomma la volontà era anche di appunto dare una visione caleidoscopica un po' della musica di Capossela. In qualche caso il buon Vinicio ha pensato però di mettersi in mani magari come dire più adatte per a seconda un po' della veste sonora da, che voleva dare ai suoi brani, per esempio All You Can Eat, che non abbiamo ascoltato, ma anche quella molto bella, cioè tra l'altro la chitarra gracidante di Marc Ribot e la parte del torto, uno dei due singoli, sono prodotti da Don Antonio. La cattiva educazione, che prima abbiamo ascoltato, è prodotto da Cesare Malfatti, insomma, quindi ecco, lo conoscete, parliamo dei La Cruz sostanzialmente, insieme al nostro buon Joe. Sul divano occidentale, che abbiamo ascoltato Aurora, è stato prodotto con Filo Q e Andrea La Macchia. Altri due brani sono stati prodotti con Alessandro Asso Stefano. Insomma, quindi ecco, parliamo di la volontà anche, no, di collaborare, mettersi in gioco, cercare anche linfa nuova. Andiamo anche ad ascoltare a questo punto l'ultimo brano. Qui c'è anche dal punto di vista della scrittura la collaborazione alla musica col maestro Raffaele Tiseo, e questo è un brano, forse l'unico brano un pochettino che ci fa un po' respirare in un campionare un po' di mali e di atrocità del mondo contemporaneo. Questa è Cia Cia Ciaff della Pozzanghera, insomma, quindi un brano un po' che recupera una certa leggerezza, una certa anche volontà di appunto arrivare come alcune cose del primo Capossela o sporadicamente anche, no, del Capossela degli anni successivi, quindi un pezzo rutilante, ecco, non so cos'altro dire, in cui qui tutto insomma il numeroso gruppo di musicisti, strumentisti, adesso dirveli tutti sarebbe veramente lunghissimo, esce fuori alla grande, una grande macchina di musica, questa Cia Cia Ciaff della Pozzanghera, con la quale ci congediamo dalle 13 canzoni urgenti di Vinicio Capossela. Voglio crescere in quello che vedi, non voglio vivere senza sporcarmi i piedi, non voglio apprendere a girare attorno al cielo, pure se riflesso in un pozzacchio nero, con un passo solo fare ballare il cuore e fare cia 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 nella Pozzanghera. Non mi insegnate a girarci attorno, io voglio misurare quanto è profondo il mondo. Sgridate con la vostra pulizia, con la vostra cura, piena di paura, in un salto solo, un passo a piedi pari, ballare cia 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 nella Pozzanghera.
il mondo è un simulacro e si riflette a raggio. Uno specchio di cielo, di nuvole in viaggio. Ma al fondo del fango c'è una verità, la scopri solo andando a fare cia cia cia. Nella pozzanghera, ciao ciao, nella pozzanghera, rovine sganghera, nella pozzanghera, scoppia il ponzacchio, scoppia il ponzacchio. Trovo la tonze, nella pozzanghera, trovo la tonze, nella pozzanghera, scoppia il ponzacchio. Non voglio crescere, voglio imparare a desiderare, mentire in vano. Non voglio nascondere quel che mi prende all'amo. Non mi voglio abituare a parlare piano, in un salto solo, un passo a piedi pari e ballare cia 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 nella pozzanghera. Non voglio crescere, voglio smontare lo schema comodo che mi fa parcheggiare. Buono e mimetico, dimenticato, chiuso sul Game Boy con Super Mario Bros. Piuttosto a piedi pari, saltare nella strada, saltare nel pozzacchio e fare cia cia cia. Voglio cantare per via come un uccello, a piedi lesti via come un fringuello. Voglio scoppiare tutte le pozze a terra, atterrare in cielo e fare cia cia cia. Cia 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 nella pozzanghera. Ciao ciao, nella pozzanghera, voglio restare nella pozzanghera. Ciao ciao, nella pozzanghera, meglio sporcare nella pozzanghera. Ciao ciao, nella pozzanghera, io con il cane nella pozzanghera. Ciao ciao, nella pozzanghera, io come cane nella pozzanghera. Senza paura rompere il cielo nella pozzanghera, fino alla cingola, schizzare a bandera nella pozzanghera. Forza venite tutti nella pozzanghera, scalciare a bandera nella pozzanghera, cantare a bandera nella pozzanghera, ridere a bandera nella pozzanghera, ridere a bandera. Bene ragazzi, chiedetemi, ma Kappa, ma cosa fai domani, domenica 7 maggio? Grazie per avermelo chiesto amici, vado a Gavignano. Ma dov'è Gavignano? È vicino a Anagni, 6-7 km da Anagni, come fosse Schiaffo per capirci. E cosa vai a fare a Anagni, a prendere schiaffi Andrea? No, quelli posso prenderli anche qua a Orvieto, a casa mia. No, in realtà, a parte gli scherzi, domani dovete sapere che vado a Gavignano, un piccolo borgo fuori Anagni, perché ci sarà una bella cosa anche credo, insomma, intensa e commovente. Ci sarà l'addio alle scene di Beppe Chierici, il grande Beppe Chierici, e ho deciso di organizzarlo in questo luogo molto bello, perché è una, a Gavignano c'è una libreria privata ma ricchissima, 15.000 volumi, però arricchita all'interno con strumenti musicali antichi, strani, ma anche strumenti di modernariato anche desueti, e quindi un ambiente veramente a quanto pare molto, molto suggestivo. E la diva scena consiste sostanzialmente nel fatto che Beppe Chierici presenta quello che sarà discograficamente, crediamo, forse il suo ultimo, la sua ultima testimonianza, il suo ultimo lavoro, a sentir lui, ma non so quanto bisogna credergli fino alla fine. Comunque è un cofanetto bellissimo, importantissimo, di 3 CD
CD con la ristampa del primo album del 69 dedicato all'opera in italiano di Georges Brassens, il primo interamente dedicato a Brassens in italiano, e poi la ristampa di un altro lavoro invece degli anni 2000 che era La cattiva erba, un lavoro doppio, e quindi insomma in totale sono tre CD. Ho avuto il grande piacere, il grande onore anche di scrivere la presentazione all'interno del booklet di questo lavoro, e quindi con grande piacere parteciperò anche a questo incontro. Sarà presente Simone Casetta, che è il patron della Produttori Associati, la storica e rinomata casa discografica, quella che insomma forse ricorderete all'epoca pubblicava proprio in quegli anni, fine anni 60, i dischi di Fabrizio De André. E quindi ecco, ci saranno ecco, parole, un po' di musica, crediamo appunto, sarà presente ovviamente anche Brassens, almeno in spirito e in amicizia, e insomma pacchi sulle spalle, qualche lacrimuccia forse, sì, che se ascoltate questa puntata a tempo e siete in zona, beh ragazzi, insomma, venite insieme a noi, è una cosa davvero davvero bella. Cosa dire di questi ultimi giorni musicalmente parlando? Beh, insomma, una settimana fa circa c'è stato il ormai tradizionale bolso, anche concertone del primo maggio, che qui con commenti sui social in gran parte critici, insomma, ma insomma soprattutto per la deriva in qualche modo abbastanza commerciale, ma non da quest'anno effettivamente, di questo concerto. Quindi ci si chiede insomma se ha senso che i sindacati poi organizzino questo evento per sollecitare una coscienza civile sui temi del lavoro, per poi magari far esibire insomma in buona parte artisti insomma di scarso livello artistico, scusate il gioco di parole, più o meno dall'app al commerciale, magari di oggi, domani non c'è più, ma insomma così via. E per esempio su diversi social è circolata la lista dei partecipanti del concerto del primo maggio del 92. Insomma, ora è un po' un gioco facile, anche un po' retorico, no? Mettere a confronto le line-up di manifestazioni a distanza di anni, anche perché molti dei nomi che oggi magari così giudichiamo bravini e nulla più, chissà, forse potrebbero essere i classici di domani. Detto questo, però, andiamo a leggere chi ci stava del primo maggio 92, credo che fosse la terza edizione di questo evento. C'era Fabrizio De André e Roberto Murolo, per quanto in una, diciamo, registrarono a Piazza San Giovanni, ma la mattina prestissimo praticamente non c'era nessuno, e poi dopo all'alba, e poi venne proiettato il loro, diciamo, la loro esibizione appunto in due, e chiaramente Don Raffaele eseguirono insieme. C'era Francesco Guccini, c'era Ligabue, c'era Luca Carboni, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, c'era Pino Daniele, Fiorella Mannoia, c'erano gli Aven Travel, c'era Nittiro Mancino, c'era Ivano Fossati, Tazenda, gli Aeroplani Italiani, c'era Franco Battiato anche se solo in collegamento. Tra gli ospiti internazionali c'erano B.B. King e Chick Corea. Insomma, ecco, questo era un po' la lineup dell'epoca. Insomma, a piccola o parziale scusante, va detta che effettivamente molti di questi nomi, oltre a essere dei classici, dei grandi artisti, qualcuno lo era già, qualcuno poi, ognuno un po' nel suo genere lo diventerà dopo, però c'è da dire che poi in gran parte questi erano anche gente che poi quando usciva l'album andavano in cima alle classifiche di vendita. Insomma, oggi in cima alle classifiche, che sapete non sono più di vendita ma sono più che altro di ascolto, di streaming, e ci sono altri nomi, insomma, quindi ecco. Però detto questo, insomma, io comunque sì, lo registro sempre, poi me lo vedo con calma, così magari per vedere un po', farmi un po' l'idea anche solo della musica che gira intorno, sempre per rifarci a Fossati. Quindi ho cominciato a vedere qualcosina, insomma, le prime paio d'ore più o meno del pomeriggio, e insomma, a parte qualcosa di lievemente interessante, per esempio in Napoleone, poi sono arrivato insomma alla prima grande goduria, che insomma lasciamo da là, che poi ve la dico dopo, perché al momento cosa mi preme fare? Mi preme passare un gruppo che io scoprì qualche anno fa proprio al primo maggio, uno di quelli che si esibiva proprio all'inizio, hanno partecipato al famoso concorso che poi ti porta a esibirti sul palco del primo maggio tutto l'anno, mi pare che si chiami. Ebbene,
era un gruppo che consultava un pezzo che mi interessò, si chiamava Brucio il mio basso. Poi dopo l'ho un po' abbandonato, ma mi era venuto in mente questo Brucio il mio basso e sono andato a ricercarlo, e erano i Famelica con la K. Vado a cercare chi erano questi Famelica e scopro che erano il primo gruppo di Antonio Di Martino, oggi felicemente accoppiato, sapete, con Colapesci, attivi fino a fine anni 80, dal 98, poi arriveranno al primo album nel 93, però poi io appunto li ascoltai per la prima volta nel 2009, quando si esibirono appunto con il prezzo Brucio il mio basso live a San Giovanni. Ma noi oggi non ascoltiamo Brucio il mio basso, lo ascoltiamo in un'altra canzone che ho scovato in questi giorni, che mi è piaciuta molto, che è La ballata dell'abbandono, i Famelica. Tra gli ulivi in settembre, quando mi abbandonavo a una danza di satiri, con le mie scarpe di tela, un bastone d'argento, ritornerò i gesti in un breve mattino. Tra gli ulivi in settembre giacevano i frutti maturi nel mio cappello di piume. Dicevamo prima che in queste prime due ore che ho avuto occasione di vedere, magari voi l'avete visto tutto, non so se avete avuto questa forza e avete comunque apprezzato o disprezzato altre cose, però insomma nelle prime due ore e mezza che ho avuto occasione un po' di rivedere, finalmente a un certo punto entra un alieno rispetto a quello che c'era prima, cioè Paolo Benvegnò.
il quale Paolo Benvenuto non è la prima volta che partecipa al, al concerto del primo maggio, credo che forse la prima fu proprio nel, in quella edizione del 2009, il quale Paolo Benvenuto ha fatto un paio di brani, e in particolare c'è un pezzo che un po' lo riporta prepotentemente un po' all'epoca degli Scisma, almeno io, insomma, mi ha richiamato fortemente questa canzone agli Scisma. Il pezzo è Italia pornografica, insomma, una lucida fotografia, insomma, sarcastica anche fotografia, appunto, dell'Italia di OGD, è tratta dall'altro, dall'ultimo album Solo Fiori, è uscito quest'anno, insomma, quindi avremo modo di tornarci anche sopra. Insomma, ragazzi, ascoltatelo perché è davvero davvero un gran pezzo. Splendido alla televisione, venditori e diamanti, gioia e rivoluzione. Il presente è semplice ogni sabato sera, mi ubriaco e non mangio, quattro salti in balera. Un bicchiere di vino ed un caffè, una mano a te, una mano a me, capisci a me. Il futuro è splendido, non c'è soluzione, è l'Italia che avanza, è l'Italia è campione. L'ignoranza è certezza, fare i soldi e scappare, mendicanti di ebbrezza, noia peninsulare. È pornografica, asintomatica e melodrammatica, l'Italia è pornografica. È pornografica, alle elezioni con la semiautomatica, l'Italia è pornografica. È pornografica, gli eroi con le loro gesta, tanto inizia la festa, è già domenica. È pornografica, non è retorica, è matematica, l'Italia è pornografica. Voglio 21 grammi d'oro per la tua redenzione, lasciati guardare, ti dovresti allenare. Se tu fossi un cavallo ti farei senatore, con un piccolo aiuto di mio zio cardinale. E tu canti l'amore che non c'è, ma invece c'è, se paghi c'è, capisci a me. Il futuro è splendido, non c'è soluzione, sei l'Italia che paga e l'Italia è campione. Desidero, voglio, pago, pretendo, desidero, voglio, pago, ciao. È pornografica, è neomelodica, è melodrammatica, l'Italia è pornografica. È pornografica, un po' razzista ma anche strademocratica, l'Italia è pornografica. È pornografica, prenditi quello che resta, che l'Italia si addestra, è già domenica. È pornografica, non è retorica, è matematica, l'Italia è pornografica. Stanno già abbandonando la festa. È pornografica, non è retorica, è matematica, l'Italia è pornografica. Son fanatico, ma son simpatico, ma son simpatico, ma son simpatico. Son fanatico, ma son simpatico, ma son simpatico, no. Da quanto tempo è che non sentivamo più la voce di Walter salmodiare la nostra sigla di Son fanatico ma son simpatico? Troppo, troppo tempo, ma l'abbiamo recuperata perché, insomma, il pezzo che ora state per ascoltare, per quanto breve, sicuramente merita di stare in questa rubrica, perché è da poco che è ritornato alla luce. Il sito benemerito, sito verso la stratosfera, l'ha recuperato. Tra l'altro io avevo da poco, appunto, tra le mani, ero riuscito a acquistare il vinile. Di cosa parliamo? Intanto contestualizziamo, parliamo di un album
diciamo, accreditato al gruppo teatrale di lavoro, uno di quei collettivi, diciamo, negli anni 70 che tra musica, teatro, danza, eccetera, portavano sulle scene, spesso nei circuiti alternativi, degli spettacoli chiaramente anche politicamente molto molto caratterizzati. Ebbene, questo gruppo teatro di lavoro, che più o meno gravitava attorno a Paolo Modugno, attore, regista, poi sarà anche conduttore radiofonico, pubblicò anche un paio di album. Io avevo già il primo, Ti ricordi domani, ma ambivo al secondo, appunto, che sono riuscito poi a recuperare. Perché? Perché in questo disco, che si intitola 53 più 68 uguale 76, non state a fare il conteggio matematico, ma sono semplicemente, diciamo, tre anni di lotta sociali che in qualche modo vengono raccontati in questo spettacolo e, insomma, in parte anche nel disco. E beh, insomma, aveva una caratteristica, perché tutto il lato B, quello del 76, vedeva la musica di Lucio Dalla in brani che poi non sono più stati recuperati da nessuna parte, quindi solamente in questo vinile potevano essere recuperati. E ma oggi, insomma, il sito Verso la Stratosfera, a cui vi invito a andare, tra le tante cose belle c'è anche questo disco, insomma, lo rende disponibile a tutti. Nel lato A invece le musiche erano di Benedetto Ghiglia, compositore, ma anche più che altro di ambito di colonne sonore e sonorizzazioni. Fiorenzo Carpi, qui immagino che non ci sia bisogno di presentare questo grande musicista e compositore italiano. E tutto il lato B era tutto dedicato, appunto, alla musica di Lucio Dalla. I testi erano di Paolo Modugno e la voce che ascolterete è quella di Ludovica Modugno. Ebbene, tra i pezzi che ho scelto c'è questo pezzettino, in realtà dura neanche due minuti, si intitola Voglio bene alla vita. E facciamo un gioco, non ve lo dico io, tanto è facile, dai, io ve lo faccio ascoltare e poi voi cercate di capire a quale altro brano successivo di Lucio Dalla assomiglia, vale a dire, insomma, poi avrà delle evoluzioni, questo pezzetto diventerà un pezzo di Lucio Dalla avvenire, mettiamola così. Allora, prima lo ascoltiamo, così almeno vi lascio così la sorpresa e anche un pochettino, no, il gusto di cercare di capire che brano è. Allora, Voglio bene alla vita, gruppo lavoro di teatro, la musica di Lucio Dalla, la voce è quella di Ludovica Modugno. Voglio bene alla vita, voglio bene al domani, e per questo guardo indietro, per cambiare le cose, e niente conservare. Voglio bene alla vita, voglio bene al domani. Io studio il passato, tutto quel che c'è stato, e con questo vado avanti, avanti, superando gli errori, cambiando la vita. E io studio il passato, tutto quel che c'è stato. Io voglio la vita, voglio bene al domani, e per questo ho imparato, imparato a fare conti da sola, sulle dita di una mano. Voglio bene alla vita, voglio bene al domani. Voglio bene al domani. Vabbè, insomma, chi ama Lucio Dalla immagino che abbia subito riconosciuto, ma ancora prima della che incominciasse la voce, già da quell'arpeggio di piano, che si trattava di una primigenia,
versione di Treno a Vela, il pezzo che poi entrerà nell'album appena successivo del 77, Come profondo il mare, chiaramente con un altro testo, tutto un altro testo, e ovviamente cantato da Lucio Dalla. Quindi insomma vi ho regalato, non so se conoscevate questa piccola curiosità abbastanza nascosta, d'altra parte sono fanatico ma sono simpatico, insomma parla di questo. Bene ragazzi, andiamo avanti, ci restano un paio di canzoni, vediamo di farle ascoltare entrambe. Per introdurre la prima però è necessario che io vi renda i dotti del fatto che anche quest'anno sono partite le iscrizioni per il concorso d'artista che non c'era, che è legato, sapete, all'Isola della Musica Italiana, insomma, con cui siamo in contatto, insomma, quasi fraterno. Anzi, diciamo che oggi, che è il 6 maggio, è proprio l'ultimo giorno per le iscrizioni, quindi se ci ascoltate proprio freschi, forse ancora riuscite a farlo, oppure magari c'è possibilità anche un pochettino di sgarrare, chissà, di qualche giorno, non lo so. Però è un'edizione importante, ragazzi, di questo bellissimo concorso. Intanto è l'edizione del ventennale, sono 20 anni, 20 anni di artisti scoperti e portati alla ribalta. Alcuni di questi magari hanno poi preso altre strade, altri sono rimasti. E per questa edizione del ventennale il buon Francesco Paracchini, direttore, e tutta la redazione hanno voluto fare le cose un po' in grande. Hanno creato un circuito di locali che fanno in maniera che poi il vincitore abbia anche come gratificazione la possibilità di suonare, pagato ovviamente, in dieci importanti realtà live in tutta Italia, appunto tra l'isola che non c'era e appunto questi locali c'è appunto un budget totale per questi 10 concerti di 5.000 euro, che comunque sia, come dire, non ci si arricchisce, insomma, però sono sempre qualcosa, soprattutto la possibilità di farsi conoscere in 10 locali in tutta Italia che amano la musica dal vivo, che la valorizzano. E con piacere devo dire che insieme a sedi prestigiose come l'Asino che Vola a Roma, come l'Embic a Torino, come la sede del Club Tenco a Sanremo, come il Bloom di Mezzago, ebbene c'è anche il nostro Lo Scalo qua appunto a Orvieto Scalo, come sapete, insomma, anche questa è una realtà che in qualche modo è collegata a Radio Orvieto Web. Lo scorso anno organizzammo una piccola rassegna di musica d'autore, la Fiumara, speriamo di poterla di nuovo rimettere in piedi, insomma. Quindi siamo veramente contenti di questo invito, insomma, fieri di esserci. Io vi faccio ascoltare adesso uno degli artisti che lo scorso anno ebbi modo di ascoltare come selezionatore per l'edizione dello scorso anno, del 2022. Poi non vinse, però a me piacque molto, insomma, infatti me lo misi lì da una parte, dico prima o poi lo faccio ascoltare in trasmissione, poi non so perché mi sono un po' dimenticato, abbiate pazienza, scusatemi, però ecco, per l'occasione ho pensato di andarlo a riprendere. Lui si chiama Guido Maria Grillo, nato a Salerno, laureato in filosofia, insomma, quindi aveva già, insomma, ancora prima di partecipare a questo concorso qualche lavoro alle spalle, anche collaborazioni di prestigio con Levante, Musica Nuda, Cristiano Godano, Paolo Benvenu, appunto, ne parlammo prima, insomma, e aveva aperto concerti per artisti di un certo nome, quindi insomma è un artista che già, come dire, un po' c'era e c'è ancora. E se non siete convinti, ma insomma non è questo il caso, credo, ragazzi, ascoltate questo pezzo che è molto bello, si intitola Tramonto, lui è Guido Maria Grillo. La memoria labile, il senso tuo del limite, le pupille lucide e le mie speranze livide. Se hai imparato a vivere, saprai anche come perdere. Se il corpo sembra cedere e l'anima è più fragile, arabo lo che chiede puro che non sienta niente,
scinna passa viro, mare può morire contento. E se ti vedrai nel centro del tramonto, ti accorgerai che sei soltanto sole appaghi, presto farà scuro, e mai sei stato al mondo così solo. Vruce, vruce tu come il tempo miete inesorabile. Solo chi perde sa perché si è ancora gamba povere. Arapa l'occhio chiagna puro che non sienta niente. Scinna pasce viro mare può morire content. E se ti nel centro del tramonto ti accorgerai che sei soltanto un punto, che malgrado il sole appaghi presto farà scuro, che mai sei stato al mondo così solo, che nonostante la bellezza il sole muore, ed è tragico e sublime in tutto il suo splendore, che se vivi all'ombra non ti troverà nessuno, ma in quell'immensità di luce in fabbrica. Ah, Felice, fai le cover agli operai? Che faccio io? Che vado a fare le cover? Io le cover non le ho mai fatte, non le ho mai fatte le cover. No, no, mai, no, lo dovresti anche sapere. Ma fa culo. Mai fatto cover, mai. E chiudiamo questa puntata con la rubrica mai fatto cover, o meglio, sulle spalle dei giganti, scusate. Lo facciamo perché abbiamo proprio casualmente, siamo capitati, dobbiamo dire, facendo zapping su YouTube, su un artista chiamato Orazio. Immaginiamo che la grafia Oratio si vada pronunciata alla latina, ma detto questo non ne siamo poi del tutto sicuri. Lui è un cantatore siciliano, al secolo Andrea Corno, è in attività già da qualche tempo, più o meno dalla metà degli anni zero, quindi insomma da qualche anno, infatti ha diversi lavori al suo attivo. Siamo però arrivati a questo suo ultimo lavoro, Ho freddo al naso, è un mini LP, solo 5 pezzi, ci siamo arrivati, a un certo punto abbiamo cominciato, aspettiamo che questo brano lo conosciamo, infatti è interamente questo mini LP dedicato a Enzo Carella, al grande artista italiano.
degli anni 70, anche se poi ha fatto delle cose anche in seguito, che diciamo all'epoca in realtà, a parte l'esibizione sanremese con Barbara, insomma, non ebbe tutto questo grande successo, ma che invece è stato recuperato, come immagino sappiate, insomma, negli ultimi 10-15 anni. Veramente Enzo Carella è assurdo a una grande figura di un certo tipo di musica italiana degli anni 70. Dicevamo solo 5 pezzi, tra cui le ormai classiche Barbara, appunto, e Malamore. Tra l'altro credo che il buon Colapesce fu uno dei primi a recuperare Malamore. Nel singolo che ha, diciamo, lanciato questo lavoro foto c'era anche Dente, però io per voi ho scelto dal repertorio di Enzo Carella, veramente con grande amore, riproposto da Orazio, questa Stai molto attenta. E con questo, ragazzi, ci salutiamo e grazie a voi tutti per l'ascolto. Speriamo da qui 2 settimane, quando ci ritroveremo, di aver risolto i nostri problemi, diciamo, informatici, di cui vi accennavo all'inizio. Speriamo anche di avere qualche ospite, ci stiamo lavorando, e davvero grazie, grazie a tutti, un buon weekend e buona vita. Ciao. Dimmi come mi ami, ti dirò chi sei, dimmi che mi chiami, fatti fatti miei, e fammela sentire quella voce da bandita che manda in alto le mie mani e la mia vita. E vienimi vicino, diventiamo amici, chissà il mio nome, tu come lo dici? Se lo mandi giù come il morso di una mela, ti sveglierà stanotte con un male in gola. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta. Fantasia, entro nei tuoi sogni e faccio una pazzia, luce sotto al mento, faccia della spia, prima ti spavento e poi ti porto via. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta. Disegnerai, dimmi in che finale poi mi aspetterai, e fammela sentire quella voce da bandita che manda in alto le mie mani e la mia vita. E dimmi quando spegni, se mi indosserai, dimmi nei tuoi sogni quante me ne fai. Se mi mandi giù come il morso di una mela, ti sveglierà stanotte con un male in gola. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta, molto attenta. Fantasia, entro nei tuoi sogni, faccio una pazzia, luce sotto il mento, faccia della spia,
prima ti spavento, poi ti porto via. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta, molto attenta. Quando finisce la musica, spara. Se ti riesce. Taglia. www.radioorvietoweb.it Thank you.